Volevo partire con questo film che si collega molto alla nostra storia, proprio perché conoscendo la propria storia si può fare una nuova storia. E oggigiorno, sentendo quello che sentiamo ogni giorno, io non voglio essere retorico, non voglio essere didascalico, però come dire, io mi chiedo ogni giorno se ci siamo dimenticati di qualcosa, se forse non è il caso di ricordarsi che esseri umani siamo, dove andiamo, dove siamo andati e dove possiamo andare. Quindi iniziare con questo film di Emanuele Crealese, che non è potuto essere con noi, come si dice in gergo. No, io ho scritto a Emanuele Crealese, che ovviamente non è potuto venire perché ormai lui vive in Francia, perché in Italia è impossibile fare cinema, così mi ha risposto. Lui era molto dubbioso quando mi ha risposto. Cioè lui era dubbioso, mi chiedeva se fosse davvero ancora il caso di fare vedere questo film per come stanno andando le cose in Italia. Se questo film non schiacciasse, non rischiasse di venire schiacciato dalla cronaca d'ogni giorno. Io ovviamente gli ho detto di no. Con Giuseppe Galante e con Roberto Giambrone abbiamo scelto dei film che raccontassero cronologicamente storie diverse dei viaggi degli italiani. Quindi oggi vediamo un nuovo mondo, domani non vediamo niente perché pensiamo al debutto dello spettacolo. Venerdì vediamo un altro film che è un film bello, onesto, Emigrato a Australia, sposerebbe con paesana illibata, che è una commedia, è tutto un altro film, ma racconta un altro pezzo dell'Italia, dell'emigrazione anni 50. È un film poi, l'ultimo, quello di sabato, assolutamente contemporaneo, si chiama Banat e il viaggio, e racconta di migrazioni di italiani recenti. Quando negli anni 90, fine anni 90, inizi 2000, l'Italia veniva invasa dagli albanesi, dai rumeni, dalla gente dell'est, e c'erano tanti italiani che invece andavano a lavorare nell'est e hanno trovato nell'est europeo la possibilità di poter fare il proprio lavoro che in Italia non gli era permesso. Tre declinazioni del viaggio, altrettanto sarà la nostra storia del nostro spettacolo. Questo è il tema che abbiamo deciso di affrontare quest'anno, cioè entrare a piene mani dentro il viaggio, dentro i viaggi degli uomini e le donne di ogni tempo e di ogni luogo. Niente, io non vi rubo altro tempo, guardiamoci il film, buona visione si dice. Ci volevano addomandare una cosa. Come a fare? Come a partire? Come a restare il cane? Uno c'è un segno. Un segno. Con il nostro ciclo di proiezioni attorno al progetto Amuni. Quest'oggi, dopo aver visto Nuovo Mondo,
che raccontava le migrazioni degli italiani del primissimi del Novecento, quest'oggi abbiamo deciso di presentare tutt'altro film, tutt'altro genere, una commedia, una commedia all'italiana per come si deve. Sei contenta, Andrea? Una commedia all'italiana per come si deve. Nella fattispecie noi l'abbiamo scelta per il tema che tratta, cioè ovvero trattare la migrazione con ironia, con il sorriso. Da un punto di vista cronologico siamo più avanti, siamo negli anni 50, siamo molto più lontani nell'Argentina, siamo in Australia, dove succedeva un fatto particolare, che è poi il tema del film, dove spesso uomini italiani che andavano in Australia dovevano trovare moglie, e raggiungere l'Australia era molto più difficile che raggiungere gli Stati Uniti o il Sud America, che non bastava una nave, ce ne volevano due. Il viaggio era molto più lungo, era molto più frastagliato. E allora succedevano queste cose qua, che si facevano le promesse di matrimonio a distanza. Si facevano le promesse di matrimonio a distanza e venivano fuori dei matrimoni un po' a volte assurdi, a volte paradossali, a volte traconsanguinei. Ed è una storia che, diciamo, per quanto sia una storia degli anni 50, in alcune parti del mondo probabilmente ancora avviene qualcosa del genere. Nella fattispecie il nostro Alberto Sordi, che si può dire essere il più grande esponente della commedia all'italiana, sceglie una moglie ad occhi in busta chiusa e gliene succedono delle belle e delle brutte, perché poi la moglie in questione è la bellissima Claudia Cardinale, però non tutto va come sarebbe dovuto andare. Noi abbiamo scelto di cambiare genere, appunto, di passare dal nuovo mondo che ha questo approccio anche molto poetico nei confronti della migrazione, un film contemporaneo, a una commedia di Luigi Zampa degli anni 70, proprio per continuare nella nostra analisi sul tema delle migrazioni che vuole essere quest'anno il progetto Amuni. Quindi ci sembrava il passaggio cronologico giusto. Domani ci sarà il film Banat, che invece racconta tutt'altro. Il film Banat invece racconta delle migrazioni contemporanee, di italiani che negli anni 90 andavano nell'est europeo, a trovare fortuna, mentre dall'est venivano in Italia. Quindi noi abbiamo scelto questi tre film che, insieme al nostro Volver, completano un po' un ragionamento sulle migrazioni di noi italiani. Niente, divertiamoci, perché il film ci farà divertire. Io me lo ricordo, vidi tanti anni fa e risi molto. Thank you.
Buonasera, buonasera. Facciamo un attimino ufficiale. Niente, il film che vediamo oggi è un film particolarissimo rispetto a quello che abbiamo visto nei giorni precedenti ed è il più contemporaneo, innanzitutto è il più recente. Adriano Valerio è un amico che è stato ben lieto di questa nostra scelta perché per quello che è stato il suo motivo di scrittura di questo film, di ripresa di questo film, questo tipo di contesto, parlare all'interno di un progetto come Ammonì e inserire il suo film, era quello che più desiderava. Quando ho parlato con Adriano mi ha detto che era proprio il tema della migrazione che resta sullo sfondo, pervade gli esseri umani, che fa parte delle vite degli esseri umani, anche oggi era un po' l'obiettivo del suo film, in un contesto nuovo, storie che non vengono mai raccontate. La sua ricerca è stata una ricerca molto profonda, non ha niente di, come dire, documentaristico, ma è una ricerca delle passioni e delle intimità degli uomini all'interno di un viaggio. Infatti Banat, il viaggio, racconta questo, tutto quello che può attraversare un uomo o una donna nell'affrontare un viaggio. Noi volevamo concludere questo nostro ciclo di proiezioni all'interno del progetto Ammonì con questo film, proprio perché più di tutti forse è un'espressione di delle emozioni universali che attraversano gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo, ogni qualvolta affrontano un viaggio. Io non vi rubo altro tempo perché nei dibattiti rischio di essere molto lungo, non è mia intenzione, quindi ora ci vediamo Banat, grazie a tutti. Il giorno più importante della mia vita è domani. Dove traslochi? In Romania. Sono agronomo, ma qui non sono mai riuscito a fare il mio mestiere. La signora Nitti dice che sei uguale a suo marito. Mentre mi parlava di te ho immaginato tutta la strada che dovevi fare. Però tu stia bene. Spero non ti sia pentito di essere partito. E che ti sia passata la paura. Comunque in una settimana hai perso il marito, il lavoro e un cane. Ad un certo punto della storia mi viene un po' di angoscia e allora scappo. Se non te la senti lasciamo perdere. Non posso mica restare qui. Quindi scappi anche da me? Mi spiace che sei venuto qui per questa merda. È meglio che torni in Italia.